Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una 500X versione Connect benzina, una T3 da 120 cavalli con 92.000 km. Faremo una panoramica esterna del veicolo, daremo poi un'occhiata agli interni e faremo anche una prova su strada. Come al solito partiamo sempre dal frontale dove troviamo i gruppi ottici alogeni con le luci diurne LED e i fendinebbia. Colore argento metallizzato, monta dei cerchi Lega del 17, non mi ricordavo più. Il Euro 6, nessun problema di circolazione, è un 2021, ha i sensori di parcheggio sul posteriore, vedete qua sulla parte bassa. Carrozzeria in ordine, è stata igienizzata, lucidata, qualche ritocchino di carrozzeria l'abbiamo fatto anche noi. Ed è una macchina in pronta consegna. Come adesso diamo un'occhiata agli interni, partiamo come sempre dal lato guida, qui troviamo vetri elettrici anteriori e posteriori con il blocco delle portiere, il blocco dei finestrini sul posteriore e la regolazione elettronica degli specchietti retrovisori. Gli interni un tessuto pelle, comunque in ottime condizioni. Le luci sono col sensore crepuscolare, quindi all'accensione automatica, si può impostare ovviamente, ha la line assist, sul volante troviamo i comandi attivi, tra cui sulla parte sinistra il comando del computer di bordo centrale del quadro strumenti, i comandi del Bluetooth e sulla parte destra troviamo il cruise control e l'imitatore di velocità. Dietro al volante, sulla parte sia sinistra che destra, ci sono dei comandi per quanto riguarda l'audio del sistema audio, scusate il gioco di parole, e anche lo spostamento della sintonizzazione dei programmi. Climatizzatore elettronico, doppia presa USB sulla parte bassa, un cambio manuale a 6 rapporti, radio touchscreen, freno di stazionamento elettronico e poi troviamo anche ovviamente il bracciolo centrale. Faccio vedere anche la parte sul posteriore della seduta dei passeggeri, partiamo sempre comunque dalla parte sinistra, omologazione col quinto posto, capacità di carico comunque sono abbastanza buone per essere comunque un mini SUV. Qui troviamo comunque il kit catene che già di serie ce l'aveva su e ve lo lasciamo ovviamente, il ruotino di scorta, i sedili posteriori sono frazionati 60-40, poi anche uno sguardo sul lato destro. E finiamo con la parte anteriore destra. Adesso usciamo su strada così vediamo come va. Allora, partiamo come sempre dall'interno dell'autosalone, quando si può. Allora, partenza regolare, spie anomale 0. Sistemare un attimo questo. Ok. Allora, come dicevamo nel video di apertura, facciamo un piccolo recap.
ci troviamo su una 500X motore 1000 da 3 cilindri con 120 cavalli. È un Euro 6D, quindi andate dappertutto, è un primo semestre 2021, quindi la prima revisione non l'hanno ancora fatta, la farà nel 2025. È una macchina sempre comunque bella sciccosa, sempre ben ricercata, è una guida bella alta, fatta apposta ovviamente. Motore piccolino, consuma poco, comunque sia è un 120 cavalli, quindi consuma poco fino a pagina 2, nel senso che in base anche a come lo utilizzate, però a livello di spinta è messo bene. Qui troviamo la radio touchscreen. Allora, su strada, adesso pronti partenza via, vi dico che mi piace anche come guida. Passiamo la radio. Allora, il motore non si comporta assolutamente male, anzi va bene, la sua spinta ce l'ha. 6 rapporti col cambio manuale, ha anche la lettura della segnaletica stradale. Il climatizzatore, come vi dicevo, è un elettronico manuale. Lo impostiamo un attimino, ok. Devo dire che comunque è una bella macchinina e si guida bene. Allora, come option abbiamo il sensore di parcheggio e il ruotino di scorta, che di solito non è una cosa che si trova sempre su tutte le macchine, che è una cosa molto comoda. La regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, vetri elettrici anteriori e posteriori. Qua i comandi sono tutti attivi. Quindi abbiamo la parte sinistra dove comandiamo il computerino di bordo con i comandi vocali, Bluetooth attivo, si può collegare al telefono. Alla line assist, che è molto comoda anche in autostrada. Cruise control e limitatore di velocità, anche essi servono e sono comodi anche loro. La cosa che mi piace molto sulle macchine di oggi è vedere anche il riconoscimento della segnaletica stradale, perché è una cosa molto comoda. 92.000 km percorsi, poi sul nostro sito internet trovate tutte le informazioni complete del veicolo, numero di targa, numero di telaio, c'è tutto, questo video ovviamente. Macchina in ordine, gli interni comunque sono stati tenuti molto bene, non ci sono rovinature da segnalarvi. È stata igienizzata, lucidata, ve la diamo ovviamente garantita, si può finanziare, essendo una macchina aziendale questa anche l'IVA esposta, quindi se avete agevolazioni eventualmente di IVA, salvo la verifica della documentazione ovviamente, potete tranquillamente avere le vostre agevolazioni. La radio, come vi ho detto, è touchscreen, non ho provato sinceramente a collegare il telefono per vedere se si può fare la proiezione con l'Apple CarPlay, però qua vedo transfer col telefono, probabilmente si può anche collegare e vedere il Maps, dovrei fare un collegamento, dopo proverò a farlo, comunque poi quando mi chiamate, se volete le informazioni proprio precise, se si può collegare e vedere il Maps, ve lo so dire, perché a memoria adesso non mi ricordo e non ho provato. Bene, io questo piccolo giro lo concluderei qui. La macchina, vi dico subito che va bene, si comporta veramente bene, non ho nulla da dire.
e continuate a seguirci sui nostri canali social. Se il video vi è piaciuto, se vi piace come vi descriviamo anche le macchine, mettete un like, che fa sempre piacere. Ci vediamo alla prossima presentazione, al prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata. Allora, inserisco anche questa clip video per farvi vedere che collegando il telefono, quindi con il cavetto e la presa USB, potete proiettare l'Android Auto oppure il sistema Apple in base al telefono che avete sul monitor. Quindi vedete il sistema di navigazione di Google Maps, potete accedere poi anche a Spotify. Avete comunque sempre il comando vocale attivo, ecco, quindi questo anche per dirvi che diventa poi a tutti gli effetti un sistema di navigazione completo, proiettato logicamente sul monitor. Così almeno vi do la conferma, come vi dicevo prima nel video, che è possibile farlo. Poi se non so se, ok, è bello anche perché il touchscreen vi permette anche di allargare e stringere la mappa e andarvi a riposizionare poi successivamente dove vi trovate.